Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Davide Leo, che mi chiede di parlare del film del 2000 di Paul Verhoeven, L'uomo senza ombra, con un grandissimo Kevin Bacon e una bellissima e brava Elizabeth Shue. È ispirato chiaramente al racconto dell'uomo invisibile di Wells, da cui erano stati tratti grandissimi film in bianco e nero. Verhoeven si rifà chiaramente a una visione più moderna. È un film di 20 anni fa, di cui la prima parte secondo me è straordinaria, nella seconda si scende un po' nel solito caccia all'uomo all'interno di un posto chiuso, però vabbè. La storia è questa: Sebastian Cain è un genio, uno scienziato geniale che insieme al suo team sta trovando il modo per trasformare gli esseri viventi in esseri invisibili. La sua ricerca va avanti, praticamente sugli animali sembra funzionare tutto il resto, e ha deciso di essere lui la cavia umana per fare questo esperimento e diventare invisibile egli stesso. Tutto funziona, lì per lì sembra andare tutto bene, solo che l'invisibilità dà alla testa a Kevin Bacon, che è convinto a quel punto di essere un dio, fa di tutto e di lì la storia che va avanti. Allora, per me è un regista mostruoso, quindi la messa in scena è praticamente perfetta, il montaggio, tutta la prima parte, i primi 45 minuti quando fanno gli esperimenti sullo scimmione che fa vedere tutti i muscoli che hanno all'interno del corpo umano, è veramente notevole, anche ancora come effetto speciale. La Shue e Kevin Bacon sono ottimi, Kevin Bacon è bravissimo, in lingua originale, che fa anche la voce, è strepitoso, ed è un film con un grande ritmo. Peccato che in realtà il terzo atto poi sia un semplice caccia all'uomo all'interno di un posto chiuso, e lì quindi diventi un po' un déjà vu di altri 1000 film già visti, ed è un peccato, perché se avesse mantenuto il ritmo più rilassato e l'idea centrale, insomma, del film, ovvero il cambiamento, l'idea di sentirsi un dio, l'idea di avere la possibilità, insomma, di spiare, di stuprare, di fare tutto quello che uno vuole senza essere sgamato, era veramente eccezionale. Nella seconda parte invece torna fuori un po' di gelosia, la pazzia del nostro è un po' tirata per le corde, e la sceneggiatura lascia un po' delle cose che insomma sono di rimando, l'originalità iniziale va un po' a puttane, e quindi traballa un po' sta sceneggiatura. Certo è che c'è Paul Verhoeven al manico della sceneggiatura, e quindi il film risulta comunque un film godibilissimo. Metto il link qua sotto, donate per Patreon qua sotto, mi piace qua sotto, insomma, come al solito iscrivetevi al canale. E se siete amanti della fantascienza è un film secondo me interessante e comunque da vedere. Se siete amanti di Paul Verhoeven avrete già questo bel film, che comunque, ripeto, nonostante la seconda parte crolli inesorabilmente, secondo me nella prima ha talmente tanti 2-3 colpi di genio che rendono la visione di tutto il film davvero piacevole e interessante. Al cinema poi fu anche un bello spettacolo, un budget elevato, insomma un film che è andato abbastanza a scomparire, quindi grazie a questa recensione magari qualcuno lo andrà a rivedere. E ripeto, in confronto all'Uomo Invisibile uscito quest'anno, di cui tutti osannano, questo è in realtà 25.300 volte superiore, anche per tematiche e per come le tratta. Quindi grande Paul Verhoeven, un po' meno grande il film L'Uomo Senza Ombra, sempre un film comunque interessante, proprio perché la visione del regista nichilista, a tratti crudelissima, riesce a dare spessore ai personaggi e alla storia. La narrazione comunque è fluida, anche se nella seconda parte questa fluidità secondo me è eccessiva, e insomma, e si tende un po' a dare troppo spazio all'action e meno alla tensione. Ciò non toglie che L'Uomo Senza Ombra comunque è un film interessante.